Ora mi fa molto piacere ringraziare Maria Laura Turco, l'avvocato Maria Laura Turco, perché collabora con noi, fa parte della direzione dei Radicali Roma. Ed è veramente grazie al suo prezioso lavoro se noi abbiamo potuto presentare anche ricorsi alla Commissione di Bruxelles. E lei potrà supplire alle mancanze del mio intervento, che vi ripeto, più forse sentimentale che tecnico, però ovviamente in quello che si dice sul doppio muro di Ostia, sul doppio muro del mare di Roma, ha anche una serie di aspetti legali molto forti. Io invito Maria Laura a iniziare a parlarcene per introdurre una serie di elementi. Diciamo che io vorrei... Noi siamo abituati, diciamo, con le cose concrete, a parlare di cose concrete, quindi si sente? No, tu devi parlare a voce. Ah, sì, quello sì. Quello è solo per le gare. Ah, ho capito. E dicevo, e quindi io vorrei direttamente passare all'esame di alcune concessioni balneari, ne ho selezionate alcune, ma tanto insomma sono più o meno tutte su questo stampo. Però vorrei premettere a questa cosa quello che è stato necessario fare per ottenere queste concessioni, perché non è che noi siamo andati a chiedere le concessioni e queste ci sono state date dalle istituzioni così come le abbiamo chieste. Diciamo che il nostro Franco Giacomelli è andato con una richiesta ai sensi della 241 del 90, ma anche ai sensi di altre leggi che adesso non vi sto ad elencare, a chiedere di ottenere queste concessioni con allegate le relative pralimetrie, perché queste qui ci sarebbero occorse per verificare se la normativa, diciamo, gli impegni che i concessionari avevano assunto con la sottoscrizione delle concessioni erano rispettati o meno, se c'erano degli abusi che erano stati commessi sulle spiagge, quindi con costruzioni dove non erano previste nella planimetria. E queste concessioni non è che ci sono state date, insomma, così. Fatto sta che quando Franco Giacomelli le ha richieste il 12 febbraio 2014, la risposta che è arrivata dal Comune il 25 marzo, quindi oltre i 30 giorni previsti dalla legge, è stato che dice: pertanto sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, quindi del cittadino che chiede di avere queste concessioni per verificare se le condizioni siano adempiute o meno, dice, sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente e sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite. Cioè, il Comune dice, io non so se tu c'hai interesse, e chi ce lo deve avere questo interesse? Cioè, se io voglio sapere... Allora, diciamo che esiste una legge in Italia, che è il decreto legislativo 33 del 2013, ma non fosse per quello ce ne sono altre leggi, c'è, cioè, il codice dell'ambiente che prevedono che per la tutela del paesaggio il cittadino possa chiedere informazioni e queste gli debbano essere date. Diciamo che negli Stati Uniti c'è il FOIA, il Freedom of Information Act, dove se tu vuoi avere delle informazioni sulle attività svolte dal governo federale, tu hai diritto di averle senza stare a dire nient'altro, perché dice, io ho interesse, e quello lì è un mezzo di controllo di quello che fa la pubblica amministrazione. Allora, noi invece, appunto, abbiamo avuto queste vicissitudini, e non soltanto il cittadino Franco Giacomelli, addirittura il consigliere comunale Riccardo Maggi ha fatto richiesta di queste concessioni e delle planimetrie allegate, perché fanno parte integrante e sono fondamentali per esaminare poi la situazione. E praticamente dopo non so quanto tempo, oltre 3 mesi, gli sono state date questo pacchetto, vabbè, diciamo un pacchetto doppio perché un po' le ho lasciate a casa, di concessioni. Su alcune mancavano le pagine, alcune sono senza i timbri, senza le firme, quindi non sappiamo se corrispondono alla reale concessione sottoscritta, e appunto addirittura mancavano delle pagine. E le planimetrie ancora non le abbiamo avute, adesso insomma sembra che forse riusciremo ad avere anche quelle. Tutto questo, dicevo, ci occorre perché è nostra intenzione andare a controllare stabilimento per stabilimento, pezzettino per pezzettino. Siamo pochi, ma per questo forse ci occorrerà il vostro aiuto, per questo abbiamo voluto fare un convegno dove partecipassero anche i comitati, dove partecipassero i cittadini di Ostia, perché forse è il caso che tutti quanti noi ci facciamo, che siamo parte interessata, ci facciamo parte attiva nella cosa e cominciamo a difendere il nostro territorio. E quindi per questo motivo poi vi leggerò una richiesta che noi facciamo al sindaco di istituzione di un sito web
sul quale i cittadini possano denunciare la violazione che pretendono essere stata commessa dal concessionario. In automatico dovrebbe arrivargli una risposta di protocollo web. Il comune in automatico questa denuncia la invia o alla capitaneria di porto o alla polizia municipale, e poi dovranno essere questi organi deputati al controllo dell'applicazione, della reale applicazione delle norme, a andare a verificare se la violazione che è stata denunciata dal cittadino, che insomma, dovrà denunciarla con nome e cognome nel momento in cui fa la denuncia sul sito web, no? Andare a verificare se questa violazione sussiste o meno, nel caso che sussiste i provvedimenti che dovrà adottare. Se le autorità deputate al controllo non dovessero fare questa cosa, ovviamente noi saremo lì pronti per fare una denuncia per omissione d'atti d'ufficio. Contestualmente, forse questo qui Paolo lo ha dimenticato, noi abbiamo anche istituito, e Riccardo ha istituito un suo sito, Open Campidoglio, l'hai detto, sul quale possono essere fatte le denunce da tutti quanti voi, e poi sarà nostra cura andare a verificare e effettivamente fare la denuncia. Insomma, chiameremo la persona che ci ha fatto la segnalazione e chiederemo a lei di aiutarci, di sottoscrivere anche lei, diciamo, la denuncia che noi andremo a predisporre a nostro onere e spesa. Allora, vabbè, quindi passerei all'esame di qualche concessione. Ne leggo una così esemplificativa, perché diciamo nella concessione cioè la maggior parte sono licenze in rinnovo, perché questi stabilimenti hanno avuto il rilascio delle concessioni negli anni 90 dalla Capitaneria di Porto, perché all'epoca questa competenza aspettava la Capitaneria di Porto, poi la cosa è passata al Comune, e quindi nel 92-93 diciamo il Comune ha cominciato a rilasciare le prime concessioni, e poi vabbè, insomma, ci sono dei rinnovi. E la cosa che ci interessa è che quando il concessionario viene chiamato a firmare la concessione, fa un atto di impegno con il quale assume su di sé l'obbligo di fare una serie di cose, cioè di consentire una serie di obblighi a carico del concessionario. Allora, non vi leggo tutta la concessione, perché queste qui, come ha già detto Paolo, sono sul sito Open Campidoglio di Riccardo Maggi, quindi chiunque di voi può andare a vedere qualsiasi concessione di qualsiasi stabilimento di Ostia, cioè un servizio che noi offriamo ai cittadini. Noi abbiamo patito tanto per averle, perché insomma 6 mesi, no? Anche più, e noi le offriamo a tutti quanti affinché il cittadino possa tutelarsi, perché va là, si cerca, si scarica la concessione, va nel suo stabilimento e vede se tutte queste cose che sono scritte nell'atto di impegno effettivamente sono adempiute. Quando avremo le planimetrie ci impegniamo a mettere anche quelle, forse sarà un po' più complicato per scannerizzarle, però troveremo il modo, e metteremo anche quelle, quindi sì. E metteremo anche quelle là, e ognuno potrà controllare la rispondenza o meno. Allora, con questo atto di impegno il concessionario dice, tra le altre cose, si impegna a consentire ai cittadini di accedere liberamente al mare attraverso la concessione balneare per raggiungere la fascia di arenile di 5 metri adiacente alla battigia. Detta fascia di arenile è comunque esclusa dall'area in concessione e deve essere lasciata libera anche in presenza di erosione. Diciamo che questo è l'articolo 1,251 della legge 296 dello 06, che è una legge nazionale che prevede il diritto di accesso alla battigia da qualsiasi posto privato, quindi può essere un dopolavoro Cotral, può essere un dopolavoro dell'esercito, perché sul dopolavoro dell'esercito, non so se avete fatto caso, se qualcuno ha visto, c'è scritto zona militare, limite invalicabile, no? Cioè, quello lì è demanio, limite invalicabile. Vabbè, comunque. Allora, questo è un primo impegno che il concessionario assume. Poi il concessionario assume l'impegno e dice: è tenuto a curare la pulizia e il perfetto ordine della fascia di arenile di cui al punto di tutta l'area in concessione, nonché i 20 metri di eventuali spiagge libere adiacenti. Questo punto è molto importante, perché uno dei motivi per i quali i concessionari si sono opposti all'apertura dei varchi è perché loro dicono: ma noi apriamo il varco, poi proprio a fianco alla mia spiaggia, beh, chi ci pensa alla pulizia, alla cosa? Loro tutti, in tutti gli atti di impegno di tutte le concessioni, hanno sottoscritto che si sono tenuti e si impegnano a tenere puliti i 20 metri, che insomma 20 metri sono parecchi, di spiaggia, perché non ci stanno 20 metri di spiaggia libera tra uno stabilimento e l'altro, quindi cioè, 20 metri sarebbe un sogno. 20 metri di spiaggia libera adiacente è impegno loro di tenerli puliti, di provvedere alla custodia.
Poi sempre i concessionari si impegnano, vabbè, questo qui è una cosa che sarà da verificare, a munirsi di apposita autorizzazione per l'eventuale immissione e recapito di liquami e delle acque di scarico, quelli delle docce, dei bagni, vabbè, questo qui sarà una cosa da verificare, al momento non sappiamo niente. Altresì si obbligano a mantenere le opere pro disabili previste dalla legge 104 del 92, nonché a garantire agli stessi l'accesso al mare. Allora, sulla maggior parte delle spiagge noi sappiamo che non ci sono passerelle, anche perché la passerella non può essere una passerella così, la carrozzella almeno 90 centimetri, non ci sono passerelle di 90 centimetri per i disabili. E poi la passerella non è che deve arrivare fino all'ombrellone, deve arrivare fino al mare, perché la persona disabile, il principio di inclusione prevede che la persona disabile non è che si deve per forza far accompagnare o deve chiedere che mi aiuti ad andare a fare il bagno, cioè deve essere lei che indipendentemente decide di andare a fare il bagno e si va a fare il bagno in mare, lì con la sua carrozzella. Esistono delle carrozzelle job, si chiamano, dove job non è un termine inglese, ma siccome sono state fatte a Napoli è Yammo Mare job, e quindi con queste carrozzelle, che sono tipo dei lettini, delle sdraiette, diciamo, la persona che ha una disabilità deve poter raggiungere l'acqua, farsi il bagno. Perché la disabilità non è un discorso che riguarda solo delle persone che hanno avuto un incidente, è un discorso che riguarda tutti noi, perché l'anzianità ci aspetta, tutti noi possiamo avere, potremmo avere persone anziane disabili, nonni, genitori o altro, o essere disabili per un determinato periodo, magari perché siamo stati a sciare e d'inverno e d'estate vorremmo fare il bagno, e queste cose, insomma, la maggior parte degli stabilimenti non ce l'hanno. Allora, diciamo, altra cosa che colpisce in queste concessioni è il prezzo. Purtroppo questa concessione di 6 anni prevede un prezzo di 189.223 euro per i 6 anni, che se noi facciamo 189 diviso 6 sono 31.537. Andiamo a esaminare quanti metri quadrati gli sono stati dati: 4.200 metri quadrati, di cui allora 486 e 407, quindi diciamo 900 di area coperta, gli altri 3.000 e rotti di area scoperta, quindi di spiaggia. Allora, 31.537 diviso 4.200, quindi tutta la spiaggia, sono 7,50 euro l'anno per metro quadrato. Sembra molto poco, ma c'è di peggio, perché c'è chi paga 0,50. Adesso, dunque, qui stavamo parlando di DS Beach, la conchiglia. Se poi prendiamo Salus, ABC Beach, allora Salus ha una concessione per 25 anni, cioè il 2 dicembre del 2003 l'architetto Gianfilippo Biazzo ha firmato, per conto del comune, ha firmato una concessione a questo concessionario per 25 anni al prezzo di 7.354 euro l'anno, che diviso per 6.458 metri quadrati danno 1,13 euro a metro quadrato l'anno, e tutto questo per 25 anni. Con questa concessione, la concessionaria ha durata di 25 anni, ecco sì, il concessionario però si è impegnato ad eseguire degli interventi di miglioramento per 920.000 euro. E questa, diciamo, forse a fronte di questa cosa gli è stata rilasciata questa concessione a questo prezzo, però adesso non trovo. Ecco. Poi altra cosa di questa concessione, altra cosa che magari è da segnalare, è che dice, sensi dell'articolo, vabbè, non ci interessa, la concessionaria è obbligata a eliminare, ove esistenti, le barriere architettoniche che impediscono il libero accesso, il godimento, l'accessibilità e la visibilità dei locali pubblici, demaniali, marittimi, ai portatori di handicap. E per lo scopo, vabbè, il fatto che c'è una cabina, no, cercavo però un'altra cosa, perché forse adesso in questa concessione non l'ho segnalato, ma l'ho segnalato senz'altro in altre. Allora, c'è l'impegno costruire delle recinzioni dalla parte verso la terra alte non più di 90 centimetri, al massimo 1,20 m, e c'è anche l'impegno che, ove esistessero dei muretti o delle opere più alte di questa misura, loro entro brevissimo tempo si sarebbero adeguati a rispettare la misura della recinzione che è indicata nella rispettiva concessione. Prendo adesso quella del Battistini. Allora, il Battistini paga un po' di più, perché
Vediamo che paga 162.000 euro in 6 anni, quindi 27.000 euro l'anno, che divisi i 4.300 metri quadrati che gli sono stati dati in concessione fanno 6,30 all'anno. Però c'è pure da dire che c'ha 1.300 euro metri coperti, cioè quindi il ricavo che potrà attrarre da questa sua attività imprenditoriale forse è notevole. E anche lui ha l'impegno a pulire i 20 metri adiacenti alla sua, i 20 metri di spiaggia libera adiacenti alla sua concessione, quindi il problema che si diceva dell'apertura del varco di Albattistini forse non esiste. Ci abbiamo poi la capannina che paga 12.677 euro l'anno per 20 anni, c'ha 10.932 metri quadrati, quindi €1,15 a metro quadrato. E vabbè, come queste ce ne sono tante altre, diciamo, adesso è inutile di starle a leggere tutte. La parte che volevo leggere non la trovo, quella che parlava della recinzione che vi dicevo prima. L'ho sottolineata. Un attimo. Eccola. Allora, dice, gli impianti per uso balneare, stiamo parlando della capannina a mare, gli impianti di, per uso balneare decorosi e di ragionevoli dimensioni, cioè che si impegna a questi impianti, tali da non deturpare la spiaggia con costruzioni ingombranti e antiestetiche e da lasciare libera al massimo la vista del mare. La recinzione dello stabilimento verso terra non deve essere in muratura, ma con decoroso sistema a giorno e alta non più di 20 centimetri. 20 centimetri questa. E vabbè, poi insomma potrei leggervene altre perché ci sono in ognuna una particolarità, adesso forse si perde troppo tempo e quindi forse è il caso di passare ad altro. Allora, vediamo un po'. Sì, poi notavo che nella maggior parte di queste possiamo vedere che quelli che hanno realizzato delle opere, tutte queste opere sono state redatte e firmate da professionisti tipo ingegnere Renato Papagni e altri, ma sono quasi sempre gli stessi professionisti che firmano e sottoscrivono questi lavori che sono stati fatti di aggiornamento degli stabilimenti. Allora, vabbè, poi diciamo detto questo, noi, ecco, c'era l'ordinanza numero 65 del sindaco, noi sulla scorta di questa ordinanza abbiamo predisposto questa istanza che vi dicevo, dove sta? Questa istanza con la quale noi chiediamo che l'istituzione di questo sito e poi in maniera automatica che il Comune rivolga questa denuncia che il cittadino fa non sappiamo se a seconda di qual è la violazione che è stata denunciata, o alla Capitaneria di Porto o ai Vigili. Quindi questo qui io lo lascerò all'uscita, se vorrete potete sottoscriverlo e in virtù di questo diciamo noi presenteremo questa richiesta al sindaco, vedremo quello che ci dice, insomma ve la lascio dopo all'uscita, chi vuole la firma. Allora, dopo di questo, vabbè, diciamo sulla Bolkestein forse non c'è molto da dire perché Paolo ha già detto tutto quanto, volevo soltanto evidenziare un attimo questa particolarità. Allora, nel momento in cui è stata aperta la procedura di infrazione 4908 del 2008 allo Stato italiano col decreto mille proroghe ha cercato di adeguarsi e col decreto si era effettivamente adeguato. La cosa che fa un po' strano è che con la legge, di conversione, che sarebbe la legge numero 25, che cosa ha fatto? Ha inserito una deroga a questo, una novità diciamo rispetto a ciò che aveva fatto con il decreto, perché praticamente ha quello che doveva essere tolto, cioè il rinnovo automatico, lo ha di fatto reinserito. E quindi l'Europa se n'è accorta però e ha detto: ma scusa, col decreto mille proroghe questa cosa non c'era, adesso con la legge di conversione tu hai inserito invece un articolo che reintroduce il rinnovo automatico, ma come, è proprio quello che ti abbiamo chiesto? E cioè la furbata dello Stato italiano, che cioè, secondo me è una cosa scandalosa, no? Però questo qui fa capire quanti interessi ci sono dietro e per quanti soldi. E successivamente, appunto, come diceva già Paolo, lo Stato italiano, cioè l'Europa si è distratta e quindi lo Stato italiano ha fatto una nuova legge dove ha prorogato addirittura fino al 2020, senza che ce ne fosse alcuna necessità, queste concessioni che
che invece erano state prorogate soltanto fino al 2015 in attesa del riassetto che si sarebbe dovuto realizzare in virtù della legge 217 del 2011 entro 15 mesi. Cioè prima ancora che scadesse quel termine hanno già fatto il rinnovo fino al 2020 e quindi altra furbata. Insomma, noi abbiamo presentato questi due ricorsi, perché due, allora uno è prettamente sulla Bolkestein, violazione della Bolkestein, nel momento in cui questa legge, che sarebbe il famoso articolo 34 della legge, insomma, di quello che diceva prima lui, che adesso non mi viene il nome, del decreto di stabilità, sì, il decreto di stabilità, la legge, vabbè, di quella che l'ha convertito. E niente, quindi una soltanto su quello, e poi un secondo ricorso invece l'abbiamo presentato perché oltre che per la Bolkestein, per la violazione della direttiva Bolkestein, anche per la violazione della Carta dei diritti fondamentali, che all'articolo 26 prevede il diritto di inclusione delle persone che hanno delle disabilità. E questa qui è una, cioè la Carta dei diritti fondamentali ha valore di trattato, non fa altro che convertire delle norme già previste nella Convenzione ONU. Riferendomi appunto a questo, vorrei dire che oggi avrebbe dovuto essere presente, no, sarebbe dovuto, no, come si dice? Avrebbe dovuto essere presente Carlo Rossetti, che è il presidente dell'AISA nazionale, l'Associazione Italiana Sindromi Ataffiche, che è, diciamo, fa parte del forum sulle disabilità a livello europeo, il quale però appunto non ha potuto partecipare e quindi ci ha mandato il suo intervento, che io adesso non posso leggere tutto, però insomma ho sottolineato le parti salienti e ve le vado a riferire. Allora sì, lui ci dice che vabbè, insomma, l'AISA attraverso Eurotaxia fa parte della European Disability Forum presso il Parlamento Europeo e ha avuto un ruolo per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Allora poi ci dice al fine... aspetta qua dove sta, allora ecco, sì, che la Convenzione ONU è quindi diventata legge dello Stato nel 2009, che significa che non è più una carta internazionale che esprime un atto di semplice buona volontà, ma è un atto da rispettare, è una legge dello Stato, una legge che è pienamente operativa. Allora dice la disabilità ha assunto quindi non più, non può più descriversi come una condizione di salute, ma è invece una condizione di vita, una condizione di vita che dipende molto dalla società, cioè dalle persone che convivono con queste persone disabili. Poi ci dice che nel mondo ci sono 650 milioni di persone disabili che probabilmente beneficeranno di questo nuovo approccio, un approccio che ha conseguito massimo riconoscimento e dice quindi questo significa che dalla Convenzione in poi non dobbiamo più chiedere i diritti, ma dobbiamo chiedere che siano applicati. E quindi c'è una nuova responsabilità degli stati e delle amministrazioni, ma anche dei privati. È un cambiamento culturale sostanziale, perché si passa dal riconoscimento dei bisogni al riconoscimento dei diritti. E poi dice siamo parte della società come gli altri e l'altro elemento di cui si parla nella convenzione è che per tutelare i diritti delle persone con disabilità non c'è approccio medico, tecnico, ma è prima di tutto un compito culturale, politico. E poi ci parla dell'articolo 3 della convenzione, dice, della convenzione ONU, e dice si parla non più di malattia, non si parla di invalidità, di capacità, ma si parla di dignità, di autonomia, indipendenza e non discriminazione. La Convenzione introduce quindi il principio per il quale se c'è una violazione di diritti umani la violazione è direttamente esigibile. E poi ci dice che la Convenzione introduce il concetto di universal design, che siccome la disabilità appartiene a tutto il genere umano non è più una convenienza di poche persone ma un intervento che riguarda l'insieme della società. Per cui dice riabilitare è un concetto semplice, recuperare quello che si è perso significa, no? Riabilitare. Lui dice no, è abilitare, cioè io devo essere abile, cioè devo essere in grado, una volta che si è stabilizzata la mia condizione, di compiere le attività come tutti gli altri cittadini. E poi dice che nei processi, che allora è evidente che i processi che la Convenzione introduce sono quelli di non discriminazione, di opportunità e inclusione. Allora sul concetto di inclusione
È interessante soffermarsi perché inclusione significa cambiare sostanzialmente l'approccio, ridare ai cittadini con disabilità quella condizione che riduca la loro disabilità e li faccia partecipare in tutti i modi alla società. Lui fa poi un esempio di Garibaldi che a Caprera si fece costruire un molo accessibile, cioè che dalla carrozzella, dalla barca, con la sua carrozzella poteva arrivare direttamente a terra. E poi vabbè, ci parla della legge 104, quindi l'articolo 23 della legge 104, che appunto è proprio quella che si occupa del mare, perché l'articolo 23 al terzo comma ci dice: le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate. E poi che altro? Comunque c'era una cosa carina che lui forse qui non c'è, però di cui lui mi parlava. Lui mi dice: io ho cercato di andare alla FAO, arrivato alla FAO c'era una scalinata, questa scalinata io con la carrozzella non potevo salirla e allora ho aspettato un po', ho chiesto e a un certo punto finalmente è uscito un usciere, è passata una signora, ho detto: ma scusi, qui non c'è per i disabili? Dice: sì, c'è, guardi, deve andare nell'entrata laterale. Allora questa qui è la fruibilità. Magari la struttura c'è, ma se non è segnalata, questo qui non serve a niente, no? Allora la persona che ha una disabilità deve aspettare che passa qualcuno che lo aiuta, no? Deve esserci un'indicazione di questo. E questa qui è anche una delle cose che è prevista, tra l'altro, nella ordinanza del sindaco, la 65, perché prevede dei cartelli arancione, così come è in tutta Europa, dove ci siano indicazioni di quali, dove si va per i bagni dei disabili, dove si va per la passerella, dove si va per ogni cosa. E niente, poi volevo dire soltanto un attimo sulle spiagge libere attrezzate, perché diciamo nell'articolo 9 dell'ordinanza del sindaco è previsto che sulle spiagge libere attrezzate il concessionario non possa aprire tutti gli ombrelloni, tutte le sdraie, tutti i lettini, se non a inizio mattinata e chiuderli la sera. Sulle spiagge libere attrezzate è previsto che il concessionario possa aprire un ombrellone, un lettino, non appena l'utente va a noleggiarlo, e immediatamente richiuderlo non appena quest'utente lascia la spiaggia. Allora, questo che è importante perché abbiamo assistito qui a Ostia proprio adesso recentemente a parte muretti chiusi, varchi aperti che ce li stanno chiudendo, ma anche a concessionari che tu arrivi sulla spiaggia libera e non puoi neanche mettere l'asciugamano perché lui ha occupato già i tre quarti della spiaggia con i suoi ombrelloni tutti belli in fila, non solo, ma i lettini occupano la fascia di battigia dei 5 metri, per cui tu non puoi neanche camminare o correre perché ci sta questo con questi lettini, spiaggia libera attrezzata, e quindi cioè anche questa è una violazione che noi abbiamo denunciato, abbiamo depositato un ulteriore esposto, noi non facciamo altro che fare esposti, cioè io non riesco più a lavorare da quando ho conosciuto loro perché sto sempre a scrivere esposti, ricorsi a Bruxelles. E anche per questo diciamo i cittadini che dovessero verificare, riscontrare sulle spiagge libere che frequentano che c'è questo cattivo costume di aprire gli ombrelloni, i lettini prima ancora che le persone arrivino, cioè alle 8 del mattino è già tutto aperto, quindi loro non possono mettere il loro asciugamano, il loro ombrellone, anche loro potranno denunciare questa cosa sul sito di Riccardo, oppure se riusciremo, hai visto mai, a far istituire un sito dal comune, su quello là. Bene.